Bentrovati, questa è la rubrica Il cittadino protagonista, ove il protagonista non sono io, ma è ciascuno di voi che pensi con la propria testa e non con la testa degli altri, di quelli che vi vogliono imbonire e farvi fare le cose che voi non volete fare. L'argomento del giorno è quello del Super Green Pass. Però io voglio dirvi una cosa che sottopongo alla vostra riflessione, e cioè eravamo non moltissimi decenni fa nella Terra 1,5 miliardi, ora siamo più di 7,5 miliardi, e continuando di questo passo arriveremo presto agli 8 miliardi di viventi in questo pianeta. Ma voi pensate che le risorse disponibili ci siano per tutti e per i prossimi 100 anni, quando rischiamo di diventare 10 miliardi, 12 miliardi? La natura si difende, la natura ogni tanto crea delle epidemie tremende, dalla peste del 400 a.C. in Grecia a quella del 1600, alla spagnola del 1920, che ha ammazzato oltre 5 milioni di persone. Si difende perché deve ridurre il numero dei viventi. Vi dico una cosa forse spiacevole, ma non c'è niente che possa andare contro la natura. Questo virus che è nato nella città di Wu in Cina, forse nessuno l'ha potuto accertare precisamente, si è diffuso in tutto il mondo. Quando la ricerca frettolosamente ha approntato dei vaccini, ecco che il virus, per difendersi, perché il virus è intelligente, si trasforma e quindi comincia ad assumere altre forme, altre aggressività. I cittadini sono protetti per certi versi e poi vengono attaccati da altri. Ora, l'ultima variante africana, ma immagino ci saranno anche varianti ulteriori, perché il virus si difende e attacca. Naturalmente la scienza per fortuna appronta certe difese, ma non sono difese al 100%, sono certe difese, e bisogna che la scienza continui a progredire e a cercare altri rimedi, perché di fronte ai cambiamenti che fa il virus ci vogliono altri vaccini. E a proposito di vaccini, io concludo invitando tutti a vaccinarsi. Perché se chi è vaccinato come me, e sto per fare la dose di richiamo chiamata terza dose, ha una protezione non al 100%, immaginiamoci chi non ha fatto nessun vaccino. E allora, per favore, siamo tutti ragionevoli. Questo 10-15% di cittadini che non si è ancora vaccinato, si convinca e lo faccia. Lo faccia anche perché non deve contare sulla cosiddetta immunità di gregge, immunità di massa. Siccome gli altri sono vaccinati, il vaccino non circola più, quindi sono protetto anche io che non mi sono vaccinato. Non è così. Voi dovete sapere che il virus muta perché è intelligente e si deve, ovviamente, si vuole difendere. E allora noi che ci siamo vaccinati possiamo essere attaccati dal virus che continua, ripeto, a cambiare. Ma figuriamoci quelli che non sono vaccinati, come possono essere attaccati. Perciò, nell'interesse di tutti, per favore, completiamo questa vaccinazione, completiamo la terza dose, e per i giovani si facciano la prima dose e così via, perché non c'è altra forma di protezione rispetto a questo maledetto che è vispo come il diavolo, e noi dal diavolo ci dobbiamo proteggere. Alla prossima.